Oggi è con noi in frequenza Clemente Galleano, lui è il presidente del consorzio Granda Bus che ha avviato un'iniziativa di solidarietà. Benvenuto, presidente. Grazie e buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vuole illustrarci questa iniziativa? Ma diciamo che l'idea è venuta noi naturalmente dal campo dei trasporti, a differenza di altre attività dove praticamente potevano fare delle offerte di altro genere, alimentari o quant'altro, noi naturalmente essendo nel campo dei trasporti non avendo questa possibilità, ci è venuta l'idea che avremmo potuto dedicare una giornata di incassi per quel che riguardava i biglietti a bordo autobus per i terremotati. L'iniziativa, diciamo, ha coinvolto tutte le aziende del consorzio Granda Bus. Tutti sono stati convinti di questa iniziativa e così sono stati raccolti circa 8.000 euro destinati alla Croce Rossa per i terremotati. Sono tantissimi accidenti, ma diciamo che questo terremoto d'Amatrice ha sensibilizzato veramente tutta Italia. Questo sì. So che c'è anche in corso un'altra iniziativa, logicamente di diversa specie, vuole parlarne? Ma volentieri, guardi, visto che era andato un buon esito l'iniziativa fatta per i ragazzi che potevano viaggiare su tutto il territorio per 3 mesi a 9,99, dove poi il numero di viaggiati era stato circa 70.000 passaggi e quindi questi ragazzi avrebbero speso in media 70 euro, con 9,99 hanno viaggiato per questi 3 mesi. Abbiamo ripetuto la stessa iniziativa anche per gli over 65 più, quindi tutti coloro che hanno più di 65 anni potranno utilizzare, comprare la stessa tessera a 9,95 e viaggiare su tutto il territorio della provincia Granda, quindi naturalmente possono usufruire di più linee, di più servizi nella stessa giornata e nel mese, per cui con 9,99 potranno spostarsi in tutto il territorio, diciamo, della provincia Granda e quindi anziché avere delle difficoltà magari a chi ha superato a spostarsi con la macchina, utilizzare l'autobus. Questa è un'iniziativa proprio in funzione di fare in modo che chi ha forse un po' più di tempo libero possa utilizzare il mezzo pubblico, quindi evitando inquinamento e evitando intasamento per le strade. Beh, direi che abbiamo anche un bel territorio da visitare, Perfetto, quindi sì. quale buona occasione per farlo in pullman, voglio dire, no? Sicuramente sì, Quindi. Ecco, sicuramente sì, senza nessun problema. cosa bisogna fare? Devono recarsi a un ufficio delle aziende che naturalmente sono elencate sul nostro sito, oppure c'è un numero verde sul nostro sito che possono chiamare, dove le verranno date tutte le spiegazioni. Comunque si devono recare in uno di questi uffici con un documento, con una fotografia, le viene rilasciata una tessera e con questa tessera, pagando 9,99, possono viaggiare su tutto il territorio senza nessun problema, a qualunque ora del giorno e della sera dove ci sono i mezzi del Granda Bus. Bene, noi ringraziamo Clemente Galleano, il presidente del consorzio Granda Bus, per averci parlato di queste iniziative. Grazie Presidente e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci a tutti.